gioco antico per ragazzi moderni. Il circolo culturale Lucio Lombardo Radice ha organizzato per i ragazzini tra gli 11 e i 15 anni la gara del cerchio. Un evento che ha attirato la curiosità e la collaborazione di molti cittadini sant'arcangiolesi. Tra il pubblico presente anche Silvana Arbia, che ricopre l'incarico di cancelliere della Corte Penale Internazionale. Ad illustrare la giornata Peppino Critone, coadiuvato dal consigliere con delega allo sport Salvatore De Noia ed il sindaco Vincenzo Nicola Parisi. Il presidente dell'associazione, Ersilio Gotti, insieme al maestro di giuria Vincenzo Venice, invece, ha dato il via ed ha fatto da giudice oltre che coordinatore di gara. Come da tradizione, non potevano mancare i rollisti per annunciare l'arrivo dei partecipanti, che dato l'elevato numero sono stati divisi in diverse batterie. A divertirsi non sono però solo i più piccoli, ma anche i più grandi, che sfruttano l'occasione per fare un tuffo nel passato. In finale sono arrivati in quattro, ma ad aggiudicarsi il primo posto è stato Pietro Briamonte. Al secondo posto si è piazzato Giancarlo Loponte, al terzo Pasquale Nigro e al quarto Francesco Cirigliano. Per tutti gli altri è stato comunque consegnato un attestato di partecipazione.